il discepolo, è chiamato a chiedere al Padre nel nome di Gesù, a pregare Dio attraverso il Maestro. Perciò le nostre preghiere liturgiche terminano sempre con l'invocazione per Cristo nostro Signore, cui rispondiamo con un laconico e spento Amen, che dovrebbe esprimere con forza tutta la nostra approvazione. Gesù ci chiede di pregare il Padre nel suo nome per chiedere ciò che ci dona gioia. Molto spesso a noi succede invece di chiedere al Padre un sacco di cose di cui pensiamo di avere assoluta necessità, senza interrogarci se esse rappresentino o meno la sorgente della gioia profonda. Spesso le nostre preghiere non vengono esaudite perché non hanno nulla a che vedere con la nostra felicità. Chiedere a Dio di intervenire per fare cose che potremmo benissimo fare noi o per donarci soluzioni a problemi che noi per primi abbiamo contribuito a creare è perlomeno scorretto. Concentriamoci nella preghiera a Dio, per mezzo del Signore Gesù, chiedendogli tutto ciò che ci può donare veramente la gioia. Sia lo Spirito a orientare le nostre richieste, perché Lui solo sa di cosa abbiamo veramente bisogno. Dagli Atti degli Apostoli. Trascorsa ad Antiochia un po' di tempo, Paolo partì. Percorreva di seguito la regione della Galizia e della Frigia, confermando tutti i discepoli. Arrivò a Efeso un giudeo, di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, esperto nelle scritture. Questi era stato istruito nella via del Signore e con animo ispirato parlava e insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Egli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggior accuratezza la via di Dio. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che, per opera della grazia, erano divenuti credenti. Confutava infatti vigorosamente i giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le scritture che Gesù è il Cristo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose vi ho dette in similitudini. Ma verrà l'ora in cui non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e io non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono venuto da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Lui prega per noi davanti al Padre. A me è sempre piaciuto questo. Gesù, nella sua resurrezione, ha avuto un corpo bellissimo. Le piaghe della flagellazione, delle spine, sono sparute, tutte. I lividi dei colpi sono sparuti. Ma lui ha voluto avere sempre le piaghe. E le piaghe sono precisamente la sua preghiera di intercessione al Padre. Ma guarda, questo ti chiede in nome di me. Guarda, questa è la novità che Gesù ti dice. Ci dice questa novità, avere fiducia nella sua passione. Avere fiducia nella sua vittoria sulla morte, avere fiducia nelle sue piaghe. Lui è sacerdote, questo è il sacrificio, le sue piaghe. E questo ci dà fiducia, ci dà coraggio di pregare.
Thank you.